Ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La pressione sugli ospedali spinge tutta l'Italia verso l'Arancione. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe restare ancora una settimana in giallo. Il Ministero della Salute in mattinata ha smentito l'esistenza di una circolare con l'indicazione che i positivi asintomatici accolti in ospedale per motivi diversi dal Covid non debbano essere conteggiati tra i ricoveri per coronavirus. coronavirus. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe restare in giallo ancora una settimana. Intanto il numero di ricoveri spinge verso l'arancione tutta Italia, che per la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è già tutta in rosso scuro, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico. Calabria e Piemonte dovrebbero passare in arancione già lunedì prossimo, mentre altre dieci regioni, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, sono a rischio. L'incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale continua ad aumentare. Spiorando i 2.000 casi ogni 100.000 abitanti. Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio, l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56 in aumento rispetto alla settimana precedente, quando è risultato pari a 1,43. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute. Aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti con Covid. La percentuale di occupazione delle terapie intensive a livello nazionale sale al 17,5%. In Friuli Venezia Giulia è del 21,1%. Quella delle aree mediche al 27,1%. Nella nostra regione è del 27,6%. Le regioni chiedono al governo di semplificare la vita chi è positivo al Covid ma è vaccinato e non ha problemi di salute, ma l'Istituto Superiore di Sanità frena, precisando che la sorveglianza deve includere tutti i positivi. In mattinata si era diffusa la notizia, smentita però poco dopo dal Ministero della Salute, di una circolare dello stesso ministero che avrebbe accolto la richiesta delle regioni di non inserire i positivi asintomatici nel conteggio dei ricoveri. Non c'è nessun atto formale in questo senso, ha chiarito il Dicastero. Lavorare in ambulatorio è allucinante a causa del lavoro che cresce in continuazione e in questi giorni in accelerazione. Il grido d'allarme è lanciato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, che segnala i medici di famiglia stanno scoppiando. I medici di base sono ormai allo stremo, non ce la fanno più a reggere il carico di lavoro che è in continuo crescendo e ultimamente in accelerazione. Sto ricevendo segnalazioni da parte di colleghi in grave difficoltà e che chiedono il nostro aiuto, segnala il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, evidenziando che la situazione sta diventando insostenibile. Lavorare in ambulatorio è allucinante, continua Tiberio, riferendosi all'esperienza personale di medico di famiglia. Il telefono comincia a squillare a oltranza a partire dalle 7 del mattino. Fino a qualche giorno fa era sempre occupato, ma si riusciva in qualche modo a rispondere. Ora la situazione è davvero ingestibile per. Dare risposte alle persone a causa dell'ingessamento burocratico legato alla problematica delle quarantene, delle persone contagiate con scarsi sintomi, che devono ottenere dal Dipartimento di Prevenzione il certificato di isolamento. I medici di famiglia, continua il presidente dell'Ordine, hanno dato la loro disponibilità ad aiutare il Dipartimento nei tracciamenti, come sta accadendo nel vicino Veneto, ma al momento non hanno ricevuto risposte. Il superlavoro induce a decidere di abbandonare definitivamente l'ambulatorio appena possibile. Fenomeno, conclude Tiberio, che dovremmo cercare di arginare, tanto più che nel giro di 3-4 anni almeno il 40% dei medici di famiglia della regione andrà in pensione. La cronaca, furto di un ecocardiografo nuovo del valore di circa 20.000 euro dagli ambulatori del presidio ospedaliero di Cividale. Ad accorgersi che l'importante strumento diagnostico era stato sottratto sono stati ieri i responsabili dell'area sanitaria. I ladri hanno forzato una porta e, senza essere visti, hanno smontato velocemente il macchinario per poi allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri. Infortunatamente, in lavoro nel pomeriggio di ieri a Martignacco, lungo via Springbergo, un autotrasportatore di 62 anni, residente fuori regione, che si occupa di trasporto di alimenti, è sceso dalla cabina del mezzo pesante ed è scivolato, scivolato cadendo. Sull'asfalto ha riportato lesione a entrambe le gambe, in particolare una caviglia e un femore. È stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso di Udine. Scontro frontale questa mattina all'alba ad Azzano X per cause al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Pordenone lungo la strada regionale 251. A entrare in collisione sono stati un furgone e un auto articolato. Pare che il conducente del primo veicolo abbia percorso la rotatoria contro Mano, ferito in maniera seria, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Sulla 4 proseguono i lavori per la realizzazione della terza corsia sul versante Veneto. Nel fine settimana verrà finalmente aperto al traffico il nuovo cavalcavia del nodo di Portoguaro. Quello vecchio invece sarà demolito nei prossimi giorni, subito dopo l'entrata a regime della nuova struttura. Si tratta dell'opera più importante del primo sublotto, del secondo lotto al Visopoli Portoguaro, ovvero un tratto lungo 9 km che prevede la costruzione di 8 sottopassi, 8 scatolari, 5 cavalcavie e 3 ponti. Il nuovo cavalcavia del nodo di, di Portoguaro è stato costruito su tre travide a due careggiate e lungo più del doppio rispetto a quello attuale e del largo quasi 20 metri rispetto ai 15 attuali per far sì che l'opera diventi fruibile al passaggio di auto e mezzi pesanti è prevista la chiusura al traffico di alcuni punti dell'autostrada per molte ore a partire dalle ore 19 di sabato 15 gennaio fino alle 21 di domenica 16 che proviene dall'A28 del diretto Trieste e potrà uscire lo svincolo di Portoguaro e utilizzare gli itinerari. Alternativi. Chi percorre l'A4 provenendo da Venezia ed è diretto verso la A28 in direzione Conegliano. Potrà uscire al casello di Saschino di Rivenza. Dopo due anni di stop la prossima settimana ripartirà nel capoluogo frilano un laboratorio molto particolare. Si chiama Dance Park ed è un progetto riabilitativo sostenuto dal comune di Udine che unisce due mondi apparentemente molto distanti, ovvero la danza e la malattia di Parkinson. Mm affrontare il Parkinson cercando di migliorare l'equilibrio tra il corpo e la mente. A Udine martedì 18 gennaio, dopo lo stop imposto dal Covid, ripartiranno le lezioni di Dance Park, il laboratorio gratuito pensato per aiutare le persone che devono affrontare le problematiche causate dalla malattia neurodegenerativa. L'attività fisica è assolutamente necessaria per il contrasto a questa malattia. Eh, neurodegenerativa. In particolare agisce sulla neuroplasticità cerebrale, eh, non solo ma agisce a livello fisico, eh, sulla postura, l'equilibrio, sul passo, eh, sulla forza e eh, agisce però anche a altri livelli. Si tratta di un percorso riabilitativo già presente in molte regioni d'Italia e che, tanto per fare un esempio, viene già offerto dal servizio sanitario di molti paesi nord europei. Le lezioni tenteranno di colmare la già grave carenza di percorsi riabilitativi rivolti ai malati di Parkinson, e acuita negli ultimi due anni a causa della pandemia. Una mancanza grave, perché con patologie come quelle della sindrome extrapiramidale, meno attività si seguono, più aumenta il rischio della progressione disabilitante. Festeggerà 100 anni il prossimo 22 gennaio la scuola Musicisti di Spirimbergo, l'unica al mondo in cui ci si diploma maestri mosaicisti. Per celebrare il compleanno è stata esposta in consiglio regionale un'opera realizzata dagli studenti della scuola. Uno, due, tre. avere 100 anni e dimostrarli tutti non come una vecchia signora vizzita bensì come una realtà che ha saputo evolversi e in un secolo di vita ha fatto tanta strada da prima superando i confini regionali poi quelli nazionali ed europei fino ad arrivare oltreoceano è la scuola mosaicisti di Spilimbergo che il 22 gennaio spegne 100 candeline e che come primo evento per questa ricorrenza ha deciso di esporre in consiglio regionale a Trieste un'opera eseguita da alcuni allievi del terzo anno nel 2013 Iniziano con questa collocazione di un'opera museale all'interno del Consiglio regionale i festeggiamenti per i 100 anni della fondazione della scuola mosaicisti di Spilimbergo. È un forte legame con un territorio che ha espresso capacità artistiche, che ha esportato qualità e bellezza nel mondo e che adesso sta attirando dal mondo personaggi formati che vogliono ulteriormente impegnarsi nell'arte del mosaico è Una storia costellata da tanti successi che ha intuito fin dall'inizio che c'è la necessità di trasformare un'attitudine artigianale in una, attraverso la formazione in una proposta artistica importante che ha fatto sì che le opere della scuola siano in giro, degli allievi della scuola siano in giro per tutto il mondo. C'è stato un momento alla fine degli anni Ottanta in cui la scuola era in difficoltà e una legge regionale individuandone proprio la forza e l'importanza. È intervenuta in qualche modo ha fatto sì che la scuola continuasse nelle sue attività e oggi arriva a 600 anni, essendo un riferimento non solo per la nostra regione ma per tutto il mondo eh, sull'arte musiva. La scuola mosaicisti ha fatto tantissima strada in questi cent'anni e continua a essere questo punto di riferimento internazionale per tanti giovani che continuano a venire in Friuli e Venezia Giulia, continuano a venire a Spirimbergo perché Spirimbergo è l'unica scuola al mondo dove ci si può diplomare maestri mosaicisti. Quindi abbiamo questi allievi che sono tutti maggiorenni, ricordiamoci, tutti diplomati in una scuola media e superiore e tanti anche laureati che appunto vengono per diventare maestri musicisti proprio nella nostra regione. Ed ora lo sport con la Coppa Italia. La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale dopo la vittoria per 2-5 ai tempi supplementari contro il Napoli. I Viola hanno giocato in 10, gli avversari in 9. Il Milan invece ha battuto 3-1 ai supplementari il Genoa guadagnando il biglietto per i quarti di Coppa Italia e affronterà così la vincente tra Lazio e Udinese che scenderanno in campo martedì prossimo alle 17.30. Siamo in chiusura ma subito dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea per approfondire i temi del giorno. Grazie per l'attenzione e buona giornata.